girl, why you wanna make me sweat? Standing there playing hard to get. All the time, all the time. I said it's up to you to do what I want you to. To use my mind, use my mind. The way you do the things you do, make me have a job for you. All the time, all the time. It's up to you to do what I want you to. To ease my mind, to ease my mind. The way you do the things you do, make me have a chance for you. All the time, all the time. Girl, my body's aching. Well, just to feel the presence that you hide, that you hide. And girl, ci siamo. Grande Joe. Archie Bell and the Drell. Oh Paolino, ciao. Allora, cosa abbiamo deciso di fare stasera? Ciao a tutti. C'è anche il Fios qua con noi, sì, e stasera raccontiamo è fuori campo. Una storia, o diciamo, se vogliamo, vari aneddoti veri, perché è storia vera, molto secondo me affascinante. Gli amanti della musica, a cui piace il genere, anche no, secondo me gradiranno molto, perché è storia vera. Ancora qualche piccolo dettaglio tecnico, perché quando abbiamo queste dirette così importanti abbiamo veramente un coordinamento particolare, che dobbiamo svolgere. Intanto inizia a salutare Conrad, che vedo, Marcello che mi saluta, e la Lorenza e la Cambielli. C'è anche la Cambielli che fa un bella per il nostro Fios. Yeah, saluto anch'io tutti quelli che tu hai citato. E poi di qui abbiamo un sacco di amici. C'è Giovinile che ci sta guardando. Poi c'è Pamela, poi c'è il mio amico Flavio, poi c'è Marco Casini dagli USA.
I primi che vedo sono questi qua. Benissimo. Abbiamo cominciato con Archie Bell and the Drells, perché è appunto un motivo del Sound di Philadelphia. Stasera è dedicata completamente al Sound di Philadelphia, la diretta. E alla storia. Alla diciamo. Storia, diciamo, la storia che poi dopo inserirà anche altri personaggi. Esatto, e etichette. Esatto, etichette, perfetto. Bene, puoi cominciare con. Inizio io? Sì, direi di sì. Allora. Questo con la Philadelphia non c'entra niente, cioè però lega questa colonna sonora alla Philadelphia, perché è compreso un pezzo dei degli OJs. Volevo fare un omaggio a Marlena Shaw, che è mancata da poco. Questa canzone bellissima, da un film del 77, è In cerca di Mr. Goodbar, e il film che ha rivelato al grande pubblico l'attore Richard Gere, che poi fece American Gigolo. Lei è Marlena Shaw, bellissimo, sembra una colonna sonora di James Bond, lei sembra Shirley Bassey. Vedo che Flavio, il mio amico Flavio Gioacchini, è passato di qua. Flavio è un intenditore di musica anni 70 straordinario, veramente una persona che ho incontrato da un po' di tempo, e
cioè facciamo delle discussioni, grande Flavio, delle discussioni musicali veramente incredibili. Grandissimo pezzo, questo è proprio bello, mi ricorda proprio i pezzi di Shirley Bassey, soprattutto quelli, quei motivi di le colonne sonore di 007, vero? In Search of Mr. Goodbar, yeah, con Richard Gere. Bellissimo. Rimaniamo su questo sound molto soft, molto dolce, molto lento, molto bello. Per partire, come al solito, noi abbiamo questo modo di proporre la musica dai dischi più lenti ai dischi più veloci. Il sound di Philadelphia propone, oltre che alla musica dance, che poi non è proprio da definire musica dance, propone anche delle cose melodiche stupende, come questo pezzo, Aaron Merlin, The Blue Notes, featuring Teddy Pendergrass. Questa è Wake Up Everybody. Ascoltiamocela e poi dopo avremo anche qualcosa di più ritmato, però per il momento partiamo così, con queste sweet sound, sweet song. Oh yeah. Capolavoro, eh? Questo è un capolavoro questa assoluto. Questa si ballava comunque. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children to jump the very best they can, the world won't get no better if we just let it be. Na 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 na. The world won't get no better. We gotta change it now. Just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer, but they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away. Abbiamo anche Henry, che hai visto? L'ho visto. Ciao Henry, mitico, anche Sandro. Ah sì, eccolo anche Sandro. Ciao Sandro, lo vedo di qua in questo momento. Only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. Change it now, just you and me. Anche Barbara Americo, ciao Barbara, e Paolo Boschetti, poi anche il mio amico Giampaolo Rossone, ciao Paolo, e il nostro Dimitri sempre presente. Ci siamo coccolati tantissimo con questo brano, veramente. Ah, grande. Saluto tutti anch'io di lì, anche se non li conosco. Sì, io te lo dico io perché tu non li vedi, ce l'ho io il monitor di Facebook. Grandissimo Teddy Pendergrass, Wake Up Everybody. Oh yeah, cos'hai preparato Paolino? E come ho detto prima, ho messo un pezzo di Marlene Shaw per omaggiarla, è mancata da poco, e mi ricollega comunque a un brano Philadelphia, perché in quella colonna sonora era presente anche Backstabber degli OJs del 72, anche se il film uscì nel 77. Io non amo i rifacimenti, però una versione del 2016 di un DJ francese si fa chiamare DJ Reverend P, un certo Patrick Larrar, ma ve la voglio far sentire perché secondo me è un remix alla Tom Moulton, ha tirato fuori proprio il sapore della Philadelphia. Senti che versione bellissima.
Oh yeah! Il tempo è magico, eh! The Beat Around assomiglia un pochino, è il giro sotto. Qualcosa. Sì, bene, mi ricorda. A me ricorda. Don't take away the music dei Tavares. Sì. Allora inizio a dire. Parliamo. Perché abbiamo messo gli ammutinati della Filadelfia? La Filadelfia nasce appunto a Filadelfia, primi anni 70. Al Sigma Sound Studio con Di Giotarsia, che era l'ingegnere del suono della Filadelfia,
morto anche lui da poco, scomparso da poco. E avevano questi musicisti fantastici che erano turnisti. Turnisti, per chi non lo sapesse, sono dei musicisti che prestano la loro professione, il loro sapere e a chi sta incidendo musica, a chi vuole fare dischi. E venivano pagati a turno. Bei soldi, perché si parla circa di $300 nei primi anni 70 a turno, era parecchio. E infatti la Philadelphia ha tratto molto, molto vantaggio da questi suonatori, perché era gente che sapeva suonare. Parliamo di Earl Young, di Ronnie Baker, dopo ve ne elenco altri, e questi suonavano. E nel primo LP, nel primo LP della Philadelphia, della MFSB, erano loro Mother, Father, Sister and Brother, se vedete trovate Earl Young, che poi divenne il batterista dei Tramps, e non solo dei Tramps, Bobby Ely, Ellie Second Coming, Vincent Montana, MFSB, Vincent Montana, e poi Ronnie Baker, Don Reinaldo String. Questi erano i turnisti della Philadelphia. Naturalmente poi la storia continua. Andiamo avanti di un altro pezzettino. E arriveremo anche all'ammutinamento di questi personaggi. Esatto. E che cosa hanno fatto. E ci arriveremo anche coi dischi. Intanto vi voglio fare un saltino più avanti nel tempo. Tu già con questo pezzo sei andato molto avanti, perché questo è un pezzo recente, diciamo forse più recente di tutto quello che dobbiamo mettere questa 72 sera. Questo. L'originale 72. No, dicevo questa versione. Sì, sì, questa esatto. È 2016. Esatto, infatti. Quindi io torno un pochino più indietro e torno con una cantante che è proprio etichetta. Questo c'è la sua etichetta Arista, non so perché, ma lei è proprio un'etichetta Philadelphia. Philly Hyman. You don't know you love me. Oh yeah. Questo è un capolavoro. Siamo col Philly Sound, siamo qui. Stand the test of
saluto anche Gabriele. Meraviglioso. Poi lei ha fatto un nuovo album dopo questo, con un altro brano veramente stupendo che poi ascolteremo durante il proseguimento di questo appuntamento. Phyllis Hyman. Fantastica, okay. Voce. Purtroppo lei si è tolta la vita giovanissima. Esatto, esatto, è vero. Tanti artisti fanno purtroppo questa triste fine, davvero, perché... Chi lo sa, ne abbiamo viste tantissime. Troppi, veramente. Benissimo Paolino, benissimo. Se vuoi continuare col tuo racconto oppure se vuoi mettere qualcos'altro. Sì, no, intanto che parte questo. I turnisti della Philadelphia si resero conto, man mano, che loro si guadagnavano dei soldi, ma già, per esempio, nel secondo album della MFSB erano relegati a poco più di un francobollo nel retro e non c'era neanche il loro nome, e quindi iniziarono un po' a stufarsi e sentirono parlare di una nuova etichetta che stava nascendo, che poi vi dico. Sound così, veramente strumenti, diciamo, a volontà, come si può dire, perché Bobby Ely, Don Renaldo, esatto, erano proprio ricchissimi gli strumenti. Ron Baker, Earl Young, Vincent Montana Junior, mamma mia, mi ispira quest'altro a me, eh? Meraviglia delle meraviglie. We'll be right back.
Abbiamo anche Giovanni Monteverdi che ci sta guardando, eh. Ciao Gio! Non si può interrompere sta musica, davvero? Erano loro che erano questi musicisti che davano l'arrangiamento, davano veramente tanto, erano bravissimi. E loro si resero conto che mentre l'etichetta faceva un sacco di soldi, perché già la Philadelphia era diventata famosissima, guadagnavano tantissimo, loro purtroppo si prendevano il turno e basta. Qui siamo su Etichetta Philadelphia, The Tramps, Love Epidemic, Earl Young. Veramente, per quelli che hanno conosciuto i Tramps con i motivi quelli più commerciali tipo Soul Bones, Disco Inferno eccetera eccetera, sentirli in questa maniera è un po' particolare, bellissimo, però è classico il sound comunque, bellissimo. I Tramps e Disco Inferno, vabbè, è internazionale, è conosciutissimo, però loro hanno fatto dei pezzi favolosi, dopo ne metto anch'io uno. Sì, sì. In ogni caso il malcontento stava salendo tra questi ragazzi, e cosa succedeva? Ognuno cercava di farsi qualcosa piano piano, come Bobby Ely qui nel 74.
questa è una parte della storia, sì, del sound di Philadelphia, una parte che vi stiamo raccontando qui è su etichetta Chess, non è Philadelphia, esatto, ma si sente benissimo che le sonorità, le melodie, qui c'è Bobby Ely, l'ha fatta Bobby Ely, derivano da lì, e loro hanno iniziato così a distaccarsi un po', anche se poi non si sono mai lasciati definitivamente, credo. Stavo dicendo che la storia è lunga, è tanta e molto vasta, però noi vi stiamo raccontando gli ammutinati della Philadelphia Sound International Records. Philadelphia International Records. Vera, storia vera. Sono i personaggi che se ne sono andati e hanno formato un'altra etichetta che poi dopo Paolino vi dirà. Io lo so perché è chiaro, però è lui il cantastorie di stasera, quindi... Io faccio da spalla e metto un po' di dischi. Adesso vi metto Lou Rawls. You'll never find, yeah, as long as you live. Sogniamo un po' stasera. È una cosa completamente diversa da quella che facciamo di solito. Questa è storia, eh. Chi è appassionato ascolta queste cose e ne trae vantaggio davvero. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else, no one else. You'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us. Questo disco veramente, che voce straordinaria, ecco, questa è una colonna portante della Philadelphia, Lou Rawls insieme a Teddy Pendergrass, sono forse le due voci più importanti, diciamo, della Philadelphia. Esatto, benissimo. Ma tantissimi erano, c'era Teddy Pendergrass, Errol Melvin, anche Earl Young come Bobby Ely e Norman Harris, han cercato altre strade. Se sentite 74 sempre sonorità Philadelphia, ma non etichetta Philadelphia. We'll be right back.
sound, veramente. Sound di Philadelphia, Norman Harris dei People's Choice dell'MFSB e Earl Young. E fin qui tutto ha un senso. Il primo LP c'erano i nomi con le foto, il secondo LP non c'erano già più i nomi, ma c'erano delle fotografie piccole ridotte a francobollo. Nel terzo LP della MFSB non c'era più niente di loro. Esatto. E qui tutto torna. Prima Bobby Ely nel 74 prova da solo, ora Earl Young e Norman Harris provano, ma chi è stato il primo ad ammutinarsi? Vince Montana. Vince Montana che sentì parlare di questa Americana Records, Americana che voleva fare dei successi di New York, e il primo a incidere su questa Americana fu un certo Joe Batan. Eccolo qua. Questo pan flute che lui usa sempre, perché è importante questo pezzo di Joe Batan. Questo Latin Strut è stato scritto da Deodato ed è stato il primo disco che l'etichetta Salsol dei fratelli Cairi, che prima si chiamava Americana Records e faceva solo musica latina, il primo disco venduto alla CBS, che ha fatto incassare $100,000 alla Salsol, così per partire. Dopodiché si incontrano uno dei fratelli Cairi, Vincent Montana Jr. e Joe Batan. Ma Cairi non sa chi è quell'uomo lì, lo riconosce Joe Batan e dice: ma lui è Vince Montana, quello della Philadelphia. Joe Batan, che poi fece il primo LP da cui è tratto quello, e poi fece un altro secondo con la cover di G. Scott Heron. Forse questa è più conosciuta, diciamo, Latin Strut era un po' difficile, però è rarissima, That black boy over there running scared. His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. His old woman waiting to pay for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time people in the bottom. There's people living in the bottom. Sister, the show was fine. Oh, she started drinking wine in the bottle.
Proprio classico il suo, bellissima, il suo flauto canzone. Meraviglioso, fatta da Dio, quasi un rap di allora, perché questo è un pezzo che ha tempo, tanto tempo. Su YouTube c'era Jerry, ma quando YouTube? Noi siamo su Facebook e su Mixcloud. Su YouTube Jerry Bruno, ci saremo domani mattina su YouTube, adesso per il momento non siamo ancora su YouTube. Che bello questo dibattito. Bellissimo, siamo arrivati che Joe Batán riconosce Montana e dice a Joe Kairi: questo è uno della Philadelphia. Allora Joe Kairi lo porta subito dentro dal fratello Ken e insieme gli dicono: devi darci dei pezzi come quelli che fate alla Philadelphia. Montana dice: ma no, mi piacerebbe fare della roba latina. No, dicono loro, latino siamo stufi. L'americana non c'è più, è salsol e vogliamo dei pezzi stile Philadelphia. Tu che li sai fare, dacci una mano. Allora si accordarono e diedero $10,000 a Vincent Montana per i tre pezzi. E i tre pezzi, uno era Salsol Hustle, l'altro era Dance Little Bit Closer, parliamo del 75, anche se poi fu fatto nel 77 quando arrivò Charo, ma era di Montana, poi vi spiego il perché. E un altro pezzo che decisero di non fare perché ritenevano troppo jazz, ma il primo su Facebook, non l'ho visto Marci, c'era Jerry Bruno su Facebook, così dice Marcello. Se c'è, un grande saluto, è un grandissimo lui. Sì. Va
proprio il classico sound. Qua, qua siamo proprio al passaggio, no? Esatto, il passaggio. Il passaggio. Si sente un po' di Philadelphia, si sente la, la cadenza della salsa, veramente. Senti, senti lo xilofono. Tipico di questo motivo, tipico di questo brano. Ne hai parlato prima e adesso la mettiamo. Ciao. Questo fu uno degli altri due, uno dei tre brani che, che diede Montana subito. Monteverdi che sta facendo i collegamenti con Jerry Bruno. Grande Giovanni. Ah, io gliel'ho promesso che sarei andato. E devi andare. E ci andrò, sì, ci andrò. Mi sconvolgerò completamente la radio quella sera. È Freedom Street Radio, è libertà assoluta, lì puoi mettere e dire tutto ciò che vuoi. Eccolo qua che arriva lo xilofono. Lui lo chiama Vibe. Sì, Montana lo chiama Vibe. Si chiama così, infatti. E ha dedicato una canzone proprio al Vibe, Ivy Vibe. E racconta che l'ha chiamata Ivy Vibe perché quando doveva portarla su per suonare doveva farsi gli scalini ed era pesante. Esatto. Ivy Vibe. Infatti sono fatti di pietra i mattoncini dove si batte sopra, Poi li ha fatti anche in metallo, ma quelli più belli sono quelli di pietra. Questa poi fu realizzata nel 77, ma perché Montana gli diede questa canzone? Perché? Perché era sua, perché lui l'aveva fatta un anno prima in un altro modo. Lavoro, bellissimo, mamma mia, e si sentono le note di Dance Lead the Big Closer, il c'è. Giro è quello, eh sì. What's this strange spell?
meraviglia delle meraviglie questa versione, questa è stata in modulation. In modulation. Il ritmo. I grandi People's Joyce, Philadelphia. Un po' diverso, Da Norman Harris. Da quelli che sono arrivati dopo, Moving. Mattiato. Ciao Walter. Cioè proprio sono Walter è un mito. È un groove incredibile sto brano, come tutti i pezzi dei People's Choice. Norman Harris. Lui. Grandissimo. Poi parleremo anche di Goldmind. Bellissimo sta cosa. Grande Van Alter. L'ho visto. L'avevo già visto, Lo mettevi Jump al... No, non credo, Sì, io lo mettevo Jump all'epoca, ma anche lui lo metteva Jump. No, di Van Allen. Ah, ok, credevo... Van Alter, Van Allen. Credevo un'altra cosa, io no, Jump sì. Sì, un'altra cosa. Ho capito tutto. Lui è Pippo. Sì. Pippo Ingrosso, mitico. Oh yeah. Parliamo di Tom Moulton? Sì, perché ormai Montana aveva aperto la strada. Tom Moulton, che aveva mixato tutto quel meraviglioso LP che ha in mano Giovanni, che se voi leggete sopra non c'è scritto Tom Moulton, ma quelle LP sono tutte versioni di Tom Moulton, perché se poi andate a rivederle dopo nelle uscite seguenti, le versioni di quelle LP sono tutte di Tom Moulton. E Montana aveva aperto la strada e nel 76 arrivò anche Tom Moulton, no, anche prima del 76 arrivò anche lui. Yeah.
un'orchestra straordinaria. Fantastico. Si sente tutto il sapore di Tom Moulton. Sì, 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 sì. Del Philly della, Sound del Philly. Sono passati tutti alla salsa. E infatti un altro gruppo che è partito dal sound di Philadelphia e poi è passato alla salsa è questo qua. Questo è uno dei pezzi, dei primissimi pezzi che hanno fatto. Una potenza incredibile questo disco, eh? Bunny Sigler and the Instant Funk, partiti anche loro dall'etichetta Philadelphia, poi passati alla Salsoul con tutto il gruppone che si è spostato. Questa è Philly Jump, capolavoro. Non sembra nemmeno loro davvero, eh? Tantissime, sì, con Paolino. Sicuramente ne Harry, fa... grazie, ma non esagerare, dai. Grazie. Ti voglio un mondo di bene, grazie. Jump anche loro, Instant Funk, passati poi alla salsa, hanno cambiato un pochino genere, perché questo era proprio forse un Philly funk. Esatto, un Philly funk, un po' Philly particolare, funk. Diverso, meno orchestrale, però più funky, sì. Più basso, più chitarra, più ste cose qua, va bene. Bene, 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 bene. Nel bene. Frattempo anche Earl Young aveva trovato la sua strada, sentite che potenza.
you're missing. Giustamente dicevi, non c'è un disco dei Tramps che non sia un capolavoro, veramente. Questo è bello da mixare, senti anche. Molto bello. Luca Giusti è con noi, ciao Luca. Ciao Luca. Stasera siamo molto, molto particolari, stasera stiamo raccontando la storia di un'etichetta meravigliosa che poi ha creato una serie di artisti che alla fine si sono ammutinati, infatti sembrava, infatti qualcuno mi ha scritto se eravamo noi gli ammutinati della Philadelphia, no, non eravamo noi, erano storia tutti, vera. Tutti questi artisti che abbiamo nominato, che stiamo nominando e tutte punto. Le prove che abbiamo presentato, le copertine, i dischi di prima di Bobby Ely, poi quelli di Earl Young e Norman Harris, sono la dimostrazione che la storia è vera, ma è una storia vera. Invece ci sono artisti che sono rimasti fedeli proprio fino all'ultimo all'etichetta della Philadelphia International Records, come Lou Rawls che abbiamo ascoltato prima, Aaron Mervin, The Blue Notes, come Teddy Pendergrass. Lui è rimasto nella Philadelphia International All Stars, si chiamano così. Questo è un disco che mi fa impazzire da sempre. Bellissimo. Get up, get down, get funky, get loose. Gamble Enough, loro sono, diciamo, le due colonne portanti di... Sì, loro e Joe Tarsia sono gli inventori di questo sound. Ai musicisti ci hanno messo del loro. Come on, get up, get down, get funky, get loose. Come on, get up, get down, get funky, get loose. Say, what you come out here for? Say, what you come out here for? Do you want to party? Yeah. Do you want to dance? Yeah. Come on, people, come on and get down. Down, 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 down. The room is crowded full of people.
ritmo non finire. Grande, anch'io ho un Teddy Pendergrass. Ah sì. Non è però su Philly Sound, ma hanno avuto la licenza su West End. È uscito qualche anno dopo, ma l'ho preso perché è una versione velenosissima. Eh sì, ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io questo su Philadelphia, però. Bellissimo. Ma un po' più morbido il mio, eh? Questo è strumentale. Ah, ok. Velenoso, velenoso. Oh yeah. Saluto anche a Roberto Tirelli. Ciao Roby! Ciao Tire! Michael Jackson? Eccetera. Non c'entra Michael Jackson. Dice che è un giro. Può essere. Può essere. È velenosa questa. Eh sì. Potentissima! Cioè il basso proprio lavora fortissimo, eh? Philadelphia qua, eh? Mamma mia! Rielaborato, ma sono loro. Eh sì. Fiati di Don Renaldo, che non abbiamo nominato pochissimo. Don Renaldo, un grandissimo della Philadelphia. Mi sembra un po' di cosine anche particolari, tipo qualcuno sapeva che Patti LaBelle era partita con l'etichetta Philadelphia? No. No. E invece sì, con questo disco. Lo stile è suo, però il primo disco che lei ha fatto l'ha fatto su etichetta Philadelphia International Records. Eccolo qua. E ha un tempo veramente bello.
oltre che avere una voce spaventosa, solo lei. Yeah! Senti il basso e i fiati classici, eh? Ancora di fondare le label, quelle di Lady Marmalade, lei già era partita da solista con questo disco, The Spirits in Me, si chiama così, su etichetta Philip Sound. Classico tiro che ricorda molto Eyes at the Back of My Head. Oh yeah. Sì. Piace a Walter Mattiato. Eh sì. The Spirits in Me, Patti LaBelle, Philadelphia International Records. Facciamo proprio dei flash anche per ricordare alcune cose. Ma ormai siamo al clou, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Loro alla Philadelphia erano poco più che dei coristi. Qui alla Salsol sono diventati un gruppo, i 10%. Nel frattempo Tom Moulton aveva inventato il mix, il 33 giri in un lato solo, e il primo mix, non parlo di LP, parlo di mix del 77, uscito dalla Salsol Orchestra. Non uscì a caso questo titolo, perché è 10%. La canzone diceva, siccome gli artisti si erano accordati per una percentuale sulle vendite del 10%, e il disco simbolo era questo. La canzone diceva 10% of something beat 100% of nothing at all. Il 10% di qualcosa vale molto di più del 100% di nulla. A double explosion. We'll be right back.
Let's burn. Sì, Flavio sta paragonando, no, non è un paragone da fare, la voce di Patti LaBelle non c'entra assolutamente niente con quella di Loletta Holloway. Loletta Holloway è una cosa e tutto il resto sono altre cose, quindi è quasi impossibile paragonarla a altri artisti. Dopo ascolteremo un pezzo di Loletta Holloway, delle First Choice. Devo dire una cosa su Loletta Holloway, già che l'avete tirata in ballo. Vincent Montana fece cantare Runaway a sua figlia. Esatto. Tutti possiamo, pensiamo, sappiamo cos'è la figlia per un padre. Però lui, quando la fece cantare alla Loletta Holloway e la sentì, disse che era veramente di un altro pianeta. Voglio toccare un altro gruppo che è abbastanza sconosciuto, perché sono gruppi che sono partiti, sono esorditi con il sound di Philadelphia, però poi magari non hanno continuato, hanno preso altre strade, però all'inizio si riconoscevano molto bene nel sound. Eccoli qua, questi si chiamano Silk. Li conosci? Fanchettoni. Fancheggiano questi. Su etichetta Philadelphia International Records, da Silk. Pezzo del 1979, Get On Up. Get on up by Silk, Philadelphia International Records, gruppo fancheggiante, direi, molto 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 fancheggiante. Oggi sul mio profilo ho messo un post, le parole sono di Vincent Montana, ho messo la sua foto, la mia musica della salsa sarà lì dopo che noi ce ne saremo andati, i nostri figli se ne saranno andati, i loro figli se ne saranno andati, tornerà sempre. Tu sai perché? Perché ti fa stare bene, ti fa sentire felice. E questo disco è felice, 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 eh? Felicissimo. Eccola qui, Flavio! Loletta Holloway and the Soul Soul! Run away, you better not hesitate.
not the silly kind. I got to dance all over town and do just what is on my mind. Musica, ragazzi, che musica veramente. Cos'hanno creato questi personaggi veramente. Il testo che tu prima hai citato è vero, è vero, questa è musica. Le parole di Vince Montano. Non morirà mai sta musica, mai. Veramente, assolutamente. Perché ti fa ballare ed è felice. La Salsol Orchestra, sempre addetta da Montana, erano Earl Young, Bobby Ely, Vincent Montana e Norman Harris, più altri musicisti sempre famosi, ma questi in particolare venivano tutti dalla Philadelphia ed erano Salsol, la Salsol Orchestra. Xilofono pesantissimo. Vibes. Heavy Vibes. Un'altra etichettina. Questi erano alla Philadelphia, erano dei coristi. Fantastico, fantastico, fantastico. Runaway, dopo ascoltiamo un altro classicone Philly Sound. Tu hai citato quell'album dove sono sparite tutte le fotografie e io vorrei mettere il pezzo più famoso. Prima ne abbiamo messo uno insieme uguale e vorrei mettere quello più famoso di quest'album perché mi piace veramente tantissimo. Adesso sentiamo cosa ci proponi, Paolino. I coristi alla Philadelphia. Qui erano, sono diventati Double Exposure. Everybody.
Double Exposure, oh yeah. L'hanno fatto sì Marcello House questo. Ah sì? Parlavo di Mother, Father, Sister and Brothers prima. Il sound assomiglia molto, infatti stavo tentando di cambiarlo, però è dura mixare gli MFSB. Esatto, è molto dura perché c'è un intro particolare, poi cambia tempo completamente. Io stavo tentando di, perché mi richiama moltissimo questo pezzo che abbiamo sentito in questo momento. Eccolo qua, questo è sexy, questo è un capolavoro, eh. Ascoltiamolo insieme. Proprio un bellissimo groove questo qua, eh? Veramente straordinario. Amatissimo dai Baiari questo. Ah sì? La Salso L'Orchestra di Vincent Montana. Ma quali Baiari? Quali? Quelli giusti? Quelli giusti. We'll be right back.
cosa ha fatto questo Norman Harris, cosa ha fatto? Ormai gli ammutinati della Philadelphia erano di casa la Salsol. E Norman Harris, People's Choice, cosa fece addirittura, Joe? Fondò un'etichetta, la Goldmine Records. E si fece distribuire dalla Salsol, naturalmente. Era una sottoetichetta della Salsol. E era l'etichetta principale delle First Choice. Ci ascoltiamo qualche cosa? La versione mixata, remixata da Tom Moulton, di questo motivo bellissimo delle First Choice. Si chiama Love Fang, per dare onore a questa Goldmine Records. Yeah! Volta Tirelli lo invitiamo qui, davvero, super tire. Avevamo parlato la sera che ci siamo incontrati, voleva venire qui, mi ha detto: ma si può mixare? Certo, perché no, c'è tutto, è bravissimo Tirelli a mixare, è bravissimo, è un mago, c'è tutto l'occorrente. Siamo noi che facciamo queste trasmissioni social culturali e allora presentiamo, parliamo, ma deve essere così, perché mixare lo facciamo in discoteca, giusto? Quindi qui facciamo comunicazione. Ma anche qui è bello ogni tanto mixare. Sì, ogni tanto ci scappa. Tipo prima che mi hai fatto la sorpresa non me ne sono accorto. Ogni tanto ci scappa il cambiettino. Senti queste percussioni, che meraviglia, io adoro le percussioni. Questa è la versione di Tom Moulton, perché è sull'album, pensa, sull'album dove c'è All the Horses c'è anche questo brano, diverso naturalmente, più leggero, più morbido, non così. E quando è uscito questo mix, mamma mia, da paura veramente. Love Fang, abbiamo raccontato un pezzettino, perché la storia è lunga, la storia di queste due etichette, perché abbiamo fatto il passaggio, proprio gli ammutinati, certo, del Philly Sound, passaggio, che sono andati via e sono andati pian piano e abbiamo dato un'infarinatura di tutte le etichette coinvolte, esatto.
vedo un bel 7 pollici lì sul piatto. Ma io perché questo non c'entra con Philadelphia, anche se c'è Tom Moulton. È il mio saluto questo. Qui c'è John Davis. John Davis non era solo John Davis and the Monster Orchestra, ha fatto un sacco di brani. John Davis era John Davis. E vi saluto con questo, che è proprio il titolo che dice I just can't say goodbye. Esatto, non è solo Love Magic, è ben altro il nostro John Davis e Tom Moulton, mostri sacri della musica. Paolino, che dire, abbiamo terminato il nostro appuntamento di stasera, eh? È stato velocissimo perché due ore sono volate veramente. Abbiamo messo un sacco di musica bellissima, musica che non si sente quasi mai. E abbiamo raccontato una storia vera che non tutti conoscevano. Esatto. Solo appassionati come noi, che sono sempre meno, sono sempre pochi, e che hanno anche, conservano anche questi dischi, perché ormai diventano anche però un po'... Però ricordati le parole di Vincent Montana. Esatto. Sono difficili anche da trovare veramente questi dischi. Bene, 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 grazie a tutti per l'ascolto. Questa trasmissione la replicheremo su YouTube già da domani, la troverete, quindi potete riascoltarla se volete. Grazie a tutti. Con cosa chiudiamo, Gio? Chiudiamo con un pezzo di Billy Paul che non abbiamo messo. Favoloso. Però un pezzo lento, perché io chiudo sempre con un bel disco lento. Grazie a tutti per i commenti, grazie, grazie, grazie a tutti. Veramente. Alla prossima, giusto? Giusto. Ciao.